Una vittoria e due sconfitte, questo è il magro bottino per le squadre della nostra zona che partecipano al campionato di Serie B. A riportare a casa l'unico successo di questa 20ª giornata è stata la Fabiani Montecatini, che ha parzialmente riscattato la debacle di San Miniato respingendo l'assalto di Valsesia e reinserendosi nuovamente in quarta posizione. Devo dire che stasera abbiamo dimostrato una solidità che fino ad oggi probabilmente c'era un po' mancata. Non era facile per niente e ci siamo aggrappati veramente alla squadra uno con l'altro e l'abbiamo riportata. Brutta battuta d'arresto invece per la Valentina Sbottegone, che contro la Virtus Siena aveva la possibilità di fare un bel salto in classifica oltre che di qualità, e invece ha subito una pesante bocciatura. Tutto da rifare anche per la salvezza diretta. Oggi era una partita che ci poteva dire che cosa potevamo fare da grandi. Purtroppo ci ha detto che ancora siamo sempre piccoli. Dobbiamo andare a Varese e vendere cara la pelle, perché perdere a Varese sarebbe avere un altro 0-0-2. È una partita difficilissima, c'è da fare 6 ore di pullman. Speriamo che i ragazzi insomma ricarichino un po' le pile, perché oggi erano spenti, ma durante un'annata ci può stare. Credo sia, come ho detto all'inizio, la peggior partita dell'anno. Infine gara combattuta ma con esito negativo per l'Etrusca, sconfitta a Domodossola da una squadra affamata di punti. La gran difesa dei piemontesi e la serata no al tiro dei ragazzi di coach Barzotti alla base di questo KO.